ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4, totalmente tradotto in italiano. Grazie agli sforzi di Q-Patch Italia abbiamo finalmente una patch italiana per Yo-Kai Watch 4. Dunque, nello scorso video ho semplicemente iniziato l'avventura, affrontato nonno fame, ci hanno fatto prendere familiarità, seppur poca, con i comandi, ed oggi dobbiamo incontrarci con Katie. Ciao Katie, dimmi pure. Oh, sei tu, Katie? Che coincidenza trovarti qui. Sì, specialmente se vai a casa sua è una coincidenza. Ciao, Link. Beh, a dire il vero sei davanti a casa mia. Non la definirei una coincidenza, in realtà. Vedi, è tutto meta. Ah, beh, suppongo tu abbia ragione. Forse dovresti lavorare sulla tua capacità di mentire, Link. Quindi, caso, come mai sei in giro? Stai andando a fare compere? Oh, è così carina. A dire il vero, Link, speravo proprio di incontrare te. Dici sul serio? Sì, vedi, c'è qualcosa che vorrei dirti da un po' di tempo ormai. Qualcosa che vorresti dirmi? Non ci credo, il momento che aspetto dalla vita è finalmente arrivato. Una vita, amico, la conoscerai da quando hai 6 anni. Oddio, in effetti i ricordi iniziano a imprimersi dopo i 4 anni, quindi effettivamente tutta quanta la sua vita, sì. Guarda, Whisper, Katie è stata incantata da uno yokai. Hai ragione. Ehi, Link, fai attenzione, dietro di te. Tutto bene, Link, ti vedo confuso. Ho detto qualcosa di strano per caso? No, per niente, tranquilla. Si può sapere che vi prende? Perché avete iniziato ad urlare? Beh, il fatto è che Katie era stata incantata un attimo fa. Gna, guarda, lo sta facendo di nuovo. Link? Mamma mia, sti giochetti. Sei davvero sicuro che io non abbia detto niente di particolare? Ma certo che ne sono sicuro. Perché, non ti fidi? Ve lo ripeto ancora, ragazzi. Basta distrarmi con le vostre grida. Non perdere tempo con noi, che ti è stata incantata l'altra volta. Certo, come no. E quindi Katie sarebbe incantata adesso? Da vedere tu stesso, forza. Usa il tuo Yo-Kai Watch su Katie. Va bene, Whisper. Pupo Mimo! Ah, non è Katie allora. Però, Pupo Mimo come fa a sapere che... In teoria, sì, non è che Katie prova qualcosa per Nathan, però, più o meno. Però sa che Nathan prova qualcosa per Katie. È un po' strana come sta facendo. Mane, mane, king, certo. Ah, ci sei cascato, eh? Cosa? Katie erano yokai? Adesso ci credi, vero? Abbiamo provato in tutti i modi ad avvertirti. Vediamo un po' come si chiama. Questo yokai è Pupo Mimo. È famoso per le sue perfette imitazioni. Oh, che disdetta, sono stato scoperto. Beh, ci vediamo. Guardalo. Ehi, sta scappando. Cavoli suoi. Ma perché inseguirlo? A che pro? No, adesso non c'è tempo. Abbiamo cose più importanti a cui pensare. Il problema è che Pupo Mimo sapeva esattamente che questa era casa di Katie. E perché stava a casa di Katie, Pupo Mimo? Attenzione, stiamo molto attenti. Cose più importanti, e cioè? Che domanda, dobbiamo trovare la vera Katie. Link, sei serio? Certo. Aspettami, Katie, sto arrivando da te! Certo che il nostro Link è davvero bizzarro a volte, gna. A volte? Ok, sappiamo però dove andare effettivamente. Dobbiamo andare di qua. Katie è in riva al fiume. Ah, eccola. Mamma mia, Super Mario. Oh, hoppla. Lei che ci guarda. Oh, mi guardi mentre salto? Niente. Si è stufata, non la impressiono più. Dopo 2 salti ho detto basta. Oh, sei tu, Link. Non pensavo di trovarti qui. Già, che coincidenza, vero? Eh sì, quello di prima. Questa conversazione sta diventando imbarazzante, esatto. Parla piano, G-Banion, lasciamo che se ne occupi lui. Quindi, Katie, cosa ti porta da queste parti? No, niente di che, volevo solo passeggiare un po'. Ho appena finito i miei compiti estivi e volevo prendere un po' d'aria fresca. Me lo sento, questa è la volta buona. E invece... Sì, non ho più alcun dubbio, tu sei la vera Katie. Che stai dicendo, Mimo? Nia? Mimo? Oh no, non si tratta di Katie, bensì di... Te l'ho fatta! Ah, non di nuovo!
Ehi, vuoi tornare indietro? La prossima volta non rovinatemi la sorpresa, intesi? Amico, hai detto Mimo alla fine della frase. Non è difficile capirlo. Link, tutto bene? Sembri piuttosto a terra. Tranquilli, ragazzi, sto bene. Vedrete che riuscirò a trovare la vera Katie. Stiamo giocando al rimpiattino? Allora, che cosa stiamo aspettando? Forza, andiamo a cercare Katie! Ma dove troverà tutta questa energia? G-Bayan. Te la devo proprio spiegare? Non lo capisci da solo? Suppongo che passare con il verde mi dia qualche ricompensa. Sapete che non l'ho mai fatto durante la mia prima run? Non sono mai passato col rosso e mai col verde, quindi non ho controllato effettivamente se dava bonus o malus. Sapete, Bluetooth o Homblu. E il bonus era una sfera. Però non ci ho mai provato a dire il vero. Bene, eccoci di nuovo qua. Stavolta sarà davvero Katie? Volevo dire ciao, che coincidenza trovarti qua. Sbaglio? Sto usando la stessa frase delle prime due volte. Hai ragione, G-Bunny, non c'è fine alla prevedibilità di quel ragazzino. Ah, quando si dice il destino, ci siamo incontrati nuovamente. Oh no, ho aperto di nuovo la presenza di quello yokai. Ma allora lo fai apposta? Come fai ad essere così sciocco? Cosa? Ancora tu? Proprio così, bello, è la terza volta che ci caschi ormai. Hai super perso. E adesso mi prendi anche in giro, eh. Bene, simpaticone, è ora di lottare. E dopo la terza volta basta, si lotta, ovvio. Come Super Mario, salti tre volte in testa a Salti tre volte in testa a Bowser, no, però avete capito il senso della frase. Diciamo che i nemici base ci vogliono tre colpi e via. Ok, con ZR mi ripristino i punti, ok. Però ora sono carico. Ah! Ta! Ok. Cacci, catturato, ma non credo. Livello... Oh, a due, bene. Hamburger! Buono. Semplice, però quello del McDonald's asciutto, sottiletta. Quello che costa 1 euro. Anzi, neanche il toast costa più 1 euro a McDonald's. Quanti anni è che non vado a McDonald's? I giochi sono finiti, Pupo Mimo. Smetti subito di imitare Katie. Proprio così, perché non la finisci con questi scherzi, amico? Prendersi il gioco degli altri è sbagliato. Mi auguro che tu abbia capito ora. Sì, credo di aver imparato la lezione. Vi chiedo scusa. È stato bello finché è durato, ma ho un'ultima domanda per voi. Non è che potremmo diventare amici? Eh? Oh, credo di sì. Dici sul serio? Wow, ma è fantastico! Grazie davvero, bello! A presto! Quindi Pupo Mimo può assumere le sembianze, ovviamente, dato che è un Pupo Mimo, un manichino in giapponese. Però anche Baku assume la forma della persona che incanta, forse. Quando aspira il tuo sogno, lei può diventare te. Baku è uno yokai molto strano. Stava ancora imitando Ketinia, che seccatura quel tipo, Link. Mi chiedo quanti yokai possono effettivamente copiare gli umani. Chiudi la bocca, G-Bunny, non vorrei ricordare a Link tutto questo, vero? Ma sbaglio o mi hai chiamato bello? Questo significa che Katie diventerà mia moglie! Qui foreshadowing potente. Ah, non posso crederci, che girata incredibile! E come, scusa, non ti sembra di esagerare un po' adesso? Quella non era la vera Katie, te lo sei già dimenticato? Già, è Pupo Mimo che... Eh? Ah, la vera Katie, certo. Ehi, ma quello è Link! Ma forse sarebbe meglio lasciarlo solo per ora, mi sembra impegnato. Sta in mezzo a nulla, con nessuno in teoria, perché lei non vede gli yokai. Però, tanto vale. Volevo dire poi un'altra cosa, mi sono totalmente dimenticato. Pupo Mimo, ecco! Pupo Mimo ci stava palesemente provando con Nathan. Perché sa che a Nathan piace Katie. Quindi Pupo Mimo, diventando Katie, sperava di avere una chance con Nathan. Furbo. Oh, è l'aggiornamento dello yokai pad. Sarà pronto finalmente? Speriamo, perché è amico mio. No, mi sbagliavo, sta ancora finendo. Ehi, una notizia da Kainet. Una notizia? Di che cosa parli, Whisper? Pare che molti yokai siano diretti sul monte Selvoscura per cercare un tesoro. Un tesoro sul monte Selvoscura, dici? Con tutti i posti possibili mi chiedo come mai proprio là. Non ne ho la minima idea, ma direi di andare subito ad investigare.
Dobbiamo proprio perché stavo giusto per tornarmene a casa. Basta lamentarti, G-Banyan! Abbiamo cose più serie a cui pensare. Whisper sembra davvero sicuro. E se ci fosse davvero un tesoro lì? Oh, quasi dimenticavo, Link. Lo Yokai Pad ora è aggiornato, guarda! Abilità Watch. Usala per personalizzare il tuo Yokai Watch. Non me lo ricordavo che potessi personalizzare lo Yokai Watch. Migliorandolo costantemente anche tu diventerai ogni giorno più forte. Stai dicendo che da adesso potrò allenarmi anch'io, ma è fantastico! Farò del mio meglio allora, grazie Whisper. Ci sono 6 tipi di abilità Watch: incanto, amicizia, affetto, mente, scontro e corpo. Potrai scegliere quale imparare semplicemente consultando l'app. Poi seleziona l'abilità da apprendere e premia per impararla. Per farlo dovrai spendere un po' dei tuoi PV, punti Watch. Ecco, semplicemente salendo di livello. Ah! Anche fare amicizia con uno yokai te ne conferirà un po', quindi approfittane. Mo la uso subito allora, scusami. Bene, ora torniamo alla nostra missione principale, Meta. Andiamo a cercare quel tesoro allora, forza, sul Monte Selvoscura che sta qui vicino tra l'altro. Andiamo un po' su abilità, vai. Ah, poi devo anche selezionare quale yokai watch, certo. Incanto, corpo, tecnica... Allora, vediamo un po' cosa dicono. Incrementa le abilità degli yokai... varia a seconda... Ah, degli yokai watch varia a seconda dell'orologio. Sì, quel testo poi è andato rivisto. Incrementa le tue abilità fisiche, i tuoi attacchi saranno potenziati. Incrementa le tue abilità in lotta, le battaglie diventeranno più tecniche. Incrementa la tua abilità in canto, apprenderai nuove tecniche. Incrementa le abilità di supporto, gli yokai riceveranno dei bonus e aumenta la possibilità di... Ah no, gli alleati ricevono supporto, non fare amicizia. Beh. Ora, una di... Ah, ho 5 punti solamente? Che cavolo. Vabbè, aumentiamo questa intanto, dai. Ah, devo tenere premuto, certo. Vabbè, a questo punto aumento questo di un po', dai. Beh, comunque serve la forza, no? Va bene, andiamo allora sul Monte Selvoscura. Fiammiocchio! Anche qui c'è Fiammiocchio? Ah. Oh. Ehi, fratello! Ho sentito che ci sono tesori da sballo qua intorno. Tu dici io non sono riuscito a trovarne neanche uno. Non buttarti giù così. So, rivoltiamo questo posto come un calzino. Yeah, bro, ci sto. Bella, fra, dammi il 5. Sembra che siano molti gli yokai accorsi qui, niente? Ma non sembra strano anche a voi che nessuno abbia trovato nulla finora? Stavo pensando la stessa cosa, mi chiedo se ci sa qualcosa sotto. Un attimo, i miei sensi di yokai stanno percependo qualcosa qua intorno. Dici davvero, sarà il tesoro? Non ne sono sicuro, Link. Forse andiamo a controllare. Ma, certo. Ok, allora. Signora, mi scusi se l'ho investita, mi dispiace. Gelato reale, bello. Oh, che bello poter correre all'impazzata. Ma è pure sulla texture. Oddio, questa è texture poco strecciata, mi piace. Level 5 le cose le fa per benino. Peccato perché level 5 fa le cose bene, ma poi nessuno gli dà conto. Vediamo un po'. Qua dovrebbe essere l'area. Era qua. Sta zona qua, sì. Vabbè. Te lo dice anche il gioco, dov'è. Non si può sbagliare. Allora, dentro strello. È bello rincontrarci qui, eh. Oh! Hikikomori. Ah, il mantello... Non ce l'ha in realtà, lo tiene con le zampe, che figata. Dentro strello, sei tu amico, che succede? Scusatemi, il fatto è che fa davvero caldo. È quello che dico anch'io. Ah, quanto sarei voluto restarmene a casa. Già, forse ho dovuto bere un po' più di acqua prima di uscire di casa. Beh, in ogni caso siamo felici di vedere che stai bene. Ma come mai sei qui? Oh, beh, volevo trovare il tesoro. Ma in fila ci sono già parecchi yokai. In fila? Cosa intendi dire? Avete capito bene? Sono tutti in fila per usare la slot Kai. Cosa? Stanno aspettando di usare la slot Kai? E perché? Sì, stanno cercando di trovare qualche oggetto raro lì dentro. Qualche oggetto raro? Sì, ma non urlare. In ogni caso me ne stavo giusto andando. Cosa? Vorresti arrenderti così? Non se ne parla. Troveremo l'oggetto insieme. E dici sul serio? Certo che sì. Whisper ha ragione, dentro strello. Forza, amici di a noi. Non so come ringraziarvi, amici. Bene, allora verrò con voi.
Vai, un altro yokai in squadra. Bene. Soprannome no, diciamo. Bene, ora che ha la sua medaglia, lui può anche tornarsene a casa, giustamente. Usa l'app medaglia per schierare umani e yokai. Tre umani e tre... Ah, una squadra di tre yokai per ogni umano? Seleziona membri per schierare la squadra migliore. Sì, lo so come si fa. Già schierato, a posto, allora andiamo. Ora possiamo andare a prendere il tesoro. Allora, andiamo qui a prendere un po' il tesoro. Quanti yokai ci sono? Ma non mi sembra ce ne siano poi molti. Quanti saranno? 7, 8? Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, 6, sì, beh, in effetti. 3, 3, 6 e 3, 9, 10, 11, 12, 13. Wow. Vabbè, buongiorno, Mister Sabbio. No, questo è sabbio e basta. Beh, dentro Zelda non scherzava. Sono davvero tanti yokai in fila. Oh, salve. Sì, stiamo cercando tutti di prendere il nuovo Yokai Watch. Cosa? Esiste un nuovo Yokai Watch? Dobbiamo averlo subito allora. Beh, normale, qua lo vogliamo tutti. Tuttavia ottenerlo non sarà facile. Ma che se ne fanno gli yokai dello Yokai Watch? Immagino che sia tutta questione di fortuna allora, giusto? Non solo, abbiamo anche tanta competizione. Come faremo? Ascoltami, Link. Ho un piano infallibile per ottenere l'orologio. Ehi, voi, cosa pensate di fare? Gna, sembra che stia succedendo qualcosa più avanti. Che succede? Baku e le sue amiche non capiscono. Vuoi lottare contro Baku? Non fate le finte tonte. Volevate saltare le file addormentando tutti, o sbaglio? Non è stata Baku. Tutti stufi della fila, tutti dormivano. Vorrete scherzare, spero. Vi ho viste con i miei occhi. No, tu non visto Baku. Tu stanco, tu dormire adesso. Baku, non si fa, eh. Tutti stanchi adesso. Noi Baku ora arrivare alla slot Kai per prime. Aspettate un attimo, signorine. Non siete le uniche ad essere sveglie. No, qualcuno è ancora sveglio. Proprio così. Sapete che è scorretto comportarsi così, vero? Esatto, gna. Cercate di ficcarvele in quelle teste. Questi tizi disturbare Baku. Baku non ama che disturba. Sì, adesso Baku mette a dormire tutti. Tre? Spero che siano tre, perché almeno facciamo un bel po' di punti esperienza. Ok, perfetto, allora. Inizia la battaglia, allora. Dentro ostrello, G-Banyan, voi puntate chi volete, ma non quello che punto io. Ah, posso premere su o giù per usare uno yokai. Ah! Ma preferisco, guarda, cambiare... Cioè, essere l'umano. Ok, calma, calma. Oppla. Vai, martellaccio, bomba! Eccola, andata! Perfetto, però non ho raccolto le sfere lì, peccato. Ad euro stiamo messi abbastanza bene, anche se penso che siano yen più che euro. Perché se fossero veramente 747 euro, e allora il gioco ti sta dando monete proprio a go-go. Ok, perfetto, allora, tutti quanti a livello 3. Ci sta? È giusto anche così. Baku perso. Baku non divertito da questa lotta. Baku avrà incubi. Cos'è, vi arrendete già? O forse state ammettendo le vostre colpe? Baku non in forma ora. Ma Baku dispiace molto. Baku voleva solo tesoro della slot Kai. Baku forse esagerato un po'. Bene, mi sembra che abbiate capito. Forza ragazze, tornate in fila. Oh, ok. Baku ritorna in fila allora. Stavolta Baku resta in fila senza addormentare nessuno. Bene. Prima di salutarci, Baku ha regalo per te. Tieni. Questo sarà molto utile. Wow. Ci sta. Soprannome? No. Non do soprannomi a nessuno a sto giro. Con medaglia Baku tu chiamare Baku quando vuoi. E un'altra cosa per te.
Ah, lama del novellino. Questa a qualsiasi yokai puoi darla. Wow, grazie davvero, Baku. Baku contenta che i regali ti piacciono. Baku contenta di avere nuovi amici. Baku, ora torna in fila, ci vediamo. Ah, certo, scomparire è più veloce, no? Hai ragione, Gibanian, mettiamoci in fila anche noi, forza. Sì, andiamo. Mettiamoci in fila, tutti quanti addormentati, siamo gli unici. Bene, siamo tornati in fondo alla fila, speriamo di muoverci in fretta. E speriamo, perché mettiamo una moneta ciascuno e facciamola finita, no? Uffa, che faticaccia. Questa fila sembrava infinita. Essere pazienti ripaga sempre, Link. Guarda, adesso tocca a noi. Mettiamo la nostra monetina. Bene, è tempo di ottenere il nuovo Yokai Watch. Diamoci da fare. Sì, lasciate fare a me. Incrociamo le dita, non si sa mai. Non è uno Yokai Watch. Però in fondo è una chiave che apre qualcosa. E questo che cosa sarebbe? Oh no. Che peccato, Link. Non sembra affatto il nuovo Yokai Watch. Ma non disperare, possiamo sempre riprovare, no? Stavolta lo troveremo. Hai ragione, Whisper. Forse è ora di ritentare. No, no, no. La slot key può essere usata solo una volta ciascuno. Come? Oh, d'accordo. Ah, che peccato. Gna, speriamo di avere più fortuna la prossima volta. Fermi, ragazzi, dove andate? Non vorrei tornare a casa a mani vuote. Beh, potevano usarla anche Gibanian e Whisper dentro Ostrello. Nel caso. Mi chiedo a cosa serve questa chiave che abbiamo trovato. Eh? Un cano! Un cane fluorescente? Ci sta chiedendo di seguirlo. Questo sì che è strano, credo che voglia che lo seguiamo. Già. Ehi, fermo, aspettaci! Allora, io so bene cosa accadrà, quindi mi fermo qui per l'episodio. Ad ogni modo, qui termina l'episodio. Nel prossimo andremo avanti e vedremo dove questa chiave può essere incastrata. Perché vediamo lì che c'è un punto esclamativo anche sulla minimappa, che è piuttosto chiara. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!